Buongiorno, buon pomeriggio, a seconda di quando vedrete questo video, ragazzi e ragazze. Ieri avevo postato praticamente sui social, su tutti i miei social, una comunicazione di servizio che avvisava che comunque non dico che non saranno proprio attivi e questi account tipo Luisa in Beautyland, la pagina, i gruppi, ma non c'è visibilità. Allora, un po' perché con la pagina Zuckerberg vuole sempre soldi. Ogni volta che posto una cosa, metti in evidenza 10 euro, 5 euro. Qualche volta mi era capitato, ho detto ciao, proviamo, ma poi oltretutto metto in evidenza per quale motivo? Cioè, le persone devono vederlo stesso, non è che devo pagare per mettere in evidenza, anche perché i social, se non ci fossero gli iscritti, Zuckerberg farebbe la fame, no? E quindi vabbè, avevo provato, poi insomma c'erano tutti i marpionazzi che avevano risposto a un video, poi a un video forse outfit, ma io dico, cioè vi rendete conto, invece di andare a prendere una selezione di persone che possono andare bene per il mio tipo di account beauty, sono andate a prendere roba gente israeliana di posti Arabia Saudita, ma cioè vi rendete conto, infatti ho detto mai più, avevo cancellato anche il post. Mi sembra che aveva costato no, 3-4 euro, ma così per curiosità, eh. Vabbè, e comunque niente, non dà visibilità. Il gruppo, 500 persone, se ci sono uno o due gatti che mettono like, poverine, è per miracolo, perché li vedono chissà come mai, perché magari capitano lì sul gruppo, ma vi sembra normale, uno fa un sacco di contenuti, scrive articoli, fa video, poi non li vede nessuno, avete capito? Ma poi anche le ragazze mi chiedono sempre, ma Luisa, io non ho visto che hai messo il video nuovo, così tante volte uno si perde le cose, no? Ci sono delle cose che posto o preparo dei video che sono anche carini, avete capito? Quindi è un peccato. Anche YouTube è così, ormai è andato tutto a business, vogliono solo il big money, se non paghi non ti danno visibilità, capito? Quindi che certe persone sono magari hanno soldi da buttare via, io di certo anziché dare i soldi a Zuckerberg, ai grandi colossi che sono già pieni, preferisco comprare da mangiare i miei animali o darli in beneficenza, no? Che dite? Penso che sia molto meglio. Vabbè, comunque io ho un sito, luisabeautyland.com, dove scrivo gli articoli e ovviamente il sito non è stato costruito da solo, c'è una persona che si occupa del mio sito, è un programmatore e quindi ho deciso insieme a lui di fare una cosa diversa. Beh, me l'ha proposto lui. Ma senti, invece di fare sempre il... No, perché gli avevo detto, ma io questo sito è bello, però è un po' statico perché non si interagisce, metto i contenuti e poi finisce lì, la gente legge, poi sapete che comunque le persone non è che stanno tanto attente, anche nei video 2 minuti, 3 minuti, poi girano, skippano tutto, random, girano da altre parti e quindi c'era un po' così. Allora lui mi ha detto, ma guarda, sai che c'è una piattaforma molto interessante adesso americana che praticamente sul sito diventa come un social, una community. Ho detto, ma sì, davvero. Siccome poi devo rinnovare il dominio di questo anno mio, Luisa Beautyland, e ho detto, ah sì, ho detto, allora ho detto, vediamo un po' com'è, logico che è una cosa che cioè, è un social che fa parte del mio sito adesso, però logicamente si paga per avere questo social, no? Non è che te lo fanno gratis, non tutto ha un prezzo, però almeno il mio sta dentro al mio sito. E allora io di preciso non sapevo, poi sono andata a vedere come funzionava, ho detto però è bello, ho detto perché ho detto le ragazze, i ragazzi così in generale si possono iscrivere nel mio sito e si può interagire, possono postare anche loro le foto, poi è bello, ho detto magari c'è WhatsApp che non funziona, invece lì ci si può sentire lo stesso, o per dire un social che va down, come capita spesso perché a forza di far caos, è logico che poi scoppia tutto.
tutto lì in questi siti. E poi anche il pensiero, come magari un giorno questi siti non esistono più, tutta la roba che ho messo dentro va persa, no? Anche questo fatto. E poi a me piacciono le novità, mi piace evolvere, voglio fare qualcosa di diverso, mi annoio sempre con le solite cose. Ma poi avete visto pure Facebook, com'è il layout? Bruttissimo di Facebook il layout. Instagram, com'è il layout? Poi Instagram metti solo le foto, fai le stories e basta. Poi le stories tante persone non le vedono neanche perché non gli escono fuori sopra, no? E uno non ci va a pensare. Logico che se le vedi le guardi, se no. E quindi è tutto così, poca visibilità dappertutto. Sì, è ok che voglio avere visibilità nelle cose perché insomma io ci spreco del tempo e anche come posso dire, mi piace fare le cose, però voglio anche condividerle con le persone, non che me ne guardo solo io e basta. Cioè, vi rendete conto? Forse all'inizio non erano così i social. Vabbè, comunque gli ho detto, proviamo, ho detto vai, prendilo questo applicazione particolare e l'ha presa. Niente, una settimanina ha sistemato tutto quanto e adesso è pronto. Quindi il mio sito, se non ci si iscrive, non si vede assolutamente nulla. Naturalmente per le persone che vengono, si registrano, ci sarà comunque selezione. Non pensate che dentro ci sono cani e porci, senza offendere i cani e porci perché sono molto più avanti degli umani, se è il detto. E quindi farò selezione, non è che vengono gente che chi è questa qui, cioè viene filtrata e poi se qualcuno si comporta male viene mandato via, non come Facebook che fai la segnalazione e poi stanno tutti lì lo stesso. Sì, li devi bloccare tu per non vederli, però non fa niente. Invece questo è un social che poi pure voi potete postare, potete scrivere le cose, seguite le persone, poi vi arrivano le notifiche che sono state postate le cose e quindi è carino. Poi si può mettere sempre cose nuove. Logicamente lì ci saranno dei contenuti anche di lezioni di trucco, delle cose che non saranno sui social normali, saranno cose esclusive, anche cose mie che vi mostro qua e là. Quindi sarà sempre aggiornato durante la giornata con tante cose belle. Poi potete vedere sempre le mie cose. Tutti gli articoli perché ci sono, adesso ve lo faccio vedere, ci sono tutte le caselle, eccetera. E voilà, allora voi cliccate sul link del sito che vi metto qua sotto, qua c'è scritto username, email, password per registrarsi qua. Ecco, oppure vi potete registrare anche con Facebook o con Google. Poi memorizzate, quindi ogni volta quando volete entrare potete farlo. Ecco, vi volevo anche informare che qui sotto vedete che c'è questa specie di freccetta colorata. Quella freccetta serve per gli anti-spam, per i trolls, perché filtra tutto quanto. Logico che se si iscrive una persona con delle email strane, non verrà, non entrerà, capito? E ho fatto il login, welcome Luisa Beautyland. Io vabbè ho quello da amministratrice perché posso scrivere sopra gli articoli, eccetera. Adesso vi faccio vedere il sito, eccolo qua. Vedete, ognuno di voi ha il suo profilo, può postare e si vede tutte le cose. Qui ci sono le varie categorie. Adesso all'inizio qua comunque avevo scritto degli articoli, quindi uno può andare qua, cliccare e vede, legge tutto l'articolo. Un attimo, ecco, vedete qui tutta la lunghezza, eccetera. E qui si parlava dei capelli. Ecco, funziona in questo modo: over 40. Qua ci sono varie cose per le over 40, beauty, eccetera, trucchi, quello che uno preferisce, poi si va a vedere, guardate, ecco qua, poi gli amici che fate i contatti, insomma, diciamo che sta all'inizio adesso, eh. Insomma, alla fine dal link vi registrate e entrate, chi le fa piacere, chi non gli fa piacere non si registra, tanto poi uno si può anche cancellare, come ben sapete, da tutte le cose, ma è un social, anzi è più carino perché chi scrive qualcosa si può rispondere, se, invece nei social non si vedono le comunicazioni, non si vede niente e nessuno scrive niente, capito? Deve essere un po' una cosa come una riunione con le amiche,
amici, insomma, persone in generale che vogliono essere, come posso dire, presenti, che vogliono interagire, perché poi ci sono, vabbè, persone che leggono e basta, pure quello, ognuno fa quello che vuole, però è carino che magari se uno fa una domanda poi risponde. Logico che adesso siamo all'inizio, quindi si fanno delle prove, poi se tutto andrà bene farò anche un'applicazione con Android. Sono cose diverse, logico che magari, oddio, adesso non si vede più niente qua, se non ci si iscrive, non è niente a pagamento, uno scrive l'email, quante email mettiamo in giro che sono così. Naturalmente se controllerò un attimo chi si iscrive, se persone che non so chi siano qua e là, insomma un attimino di, come dicevo, di pulizia, un po' di verifiche si fanno, no? Anche per tutelare le persone che entrano dentro, no? Che vogliono star tranquille. E ecco, funziona in questo modo. Mi sembra che è stata un'idea carina, anche perché adesso ci sono le feste, quindi possiamo scriverci se una vuole scrivere una ricetta, se una vuole parlare del calendario dell'avvento, i trucchi, le cose diverse, cioè si possano tante cose. Lì posti e nessuno vede niente, facciamo la prova qua così, no, vediamo come va. Io sono curiosa, penso che pure voi vi possa piacere qualcosa di diverso, no? Ci vuole qualcosa, qualche evoluzione, sempre le solite cose. Cosa c'è? Instagram, Facebook, cosa c'è? TikTok, che poi TikTok ce l'ho anch'io a tutte cavolate, visto il livello di TikTok è pari a meno 10. Per cui, insomma, ci saranno, ti ho detto, dei contenuti speciali che tante cose che non vedranno chi non è iscritto, perché è giusto così. Meglio pochi ma buoni, inutile avere 20.000 persone e ti metto nel like due persone, preferisco avere 20 persone che mi seguono tutte quante, faccio un esempio a casa, a caso, che è quello. Vabbè, poi fatemi sapere cosa ne pensate di quest'idea, se vi piace tutto quanto. Io comunque il link ve lo metto sotto e quando vi va iscrivetevi, che mi fa piacere e che così cominciamo a interagire. Io intanto comincerò a mettere contenuti, a postare cose che ovviamente non posterò, posterò, continuerò a postare su Facebook così, però non tutte le cose belle che posterò qua all'interno, perché deve essere una cosa esclusiva. Io vi saluto ragazzi, c'è anche la Milady che è favorevole a queste cosine qua e ci vediamo molto presto.